Nel suo libro Amare Dio, il biografo di Baba, Kasturi, racconta di un accadimento che si era verificato mentre era in visita in Orissa per parlare di Baba. I suoi ospiti avevano stampato un programma per il suo tour in Orissa, il cui titolo era Interviste con personalità di spicco. Sebbene Kasturi non fosse del tutto a suo agio con questa presentazione, il professor Kasturi lasciò andare la questione. Ma cosa accadde quando Kasturi tornò a Prashanti Nilayam? Swami si rifiutò di parlargli per giorni. Quando infine parlò di nuovo con Kasturi, Swami lo rimproverò. Cosa ti è successo? Il tuo orgoglio è insopportabile. La tua testa si è gonfiata e scoppierà un giorno o l'altro. Che cosa hai fatto in Orissa? Avresti dovuto dare una sculacciata senza pietà. Kasturi non comprese. Swami gli consegnò quindi una copia del programma svoltosi in Orissa con quel famoso titolo Interviste con personalità di spicco. Swami gli chiese: Ma quando hai visto questo annuncio, perché non gli hai detto che era sbagliato? Non lo hai fatto? No, Swami. Ecco, lì c'è il tuo orgoglio, il tuo ego gonfiato, disse. Swami lo rimproverò dicendogli: Invia un telegramma a quelle persone dicendo loro che se ripetono tali sciocchezze non andrai più in Orissa. Kasturi promise che l'avrebbe fatto e si scusò con Swami, spiegando che non aveva detto nulla per non far soffrire i suoi ospiti e per non fare scenate. Swami quindi semplicemente poi gli diede una pacca sulla spalla e disse sottovoce: Vai e manda subito il telegramma. Kasturi disse: Sono stato nuovamente ripulito. Ma cosa dovrò passare per far emergere la luce dell'amore? Giurò quindi di non permettere mai più che accadesse una cosa simile. Swami proteggeva con cura e amorevolezza coloro che lo circondavano, anche da una traccia di orgoglio o di ego. Perché? Solo quando l'orgoglio viene offerto come sacrificio sull'altare del divino, l'uomo può scoprire la sua vera natura. Questa è la dedizione che è chiamata come il primo passo nel cammino spirituale. 16 gennaio 1988. L'orgoglio trasformerà gli amici in nemici, manterrà lontano anche i parenti, sconfiggerà tutti i buoni schemi. Il servizio svilupperà in voi le qualità dell'umiltà. L'umiltà vi consentirà di lavorare in felice armonia con gli altri. 21 novembre 1981. Se il corpo sottile è veramente Shri Satya Sai Baba, non sarebbe ragionevole aspettarsi che proteggesse anche le persone che lo circondano dallo sviluppo dell'ego? Chi si avvicina al sottile di Baba rispetta gli stessi standard elevati che aveva impostato Swami? Swami
Sul sito del Sai Uvacha di Madhusudan leggiamo la sua descrizione. Uno studente brillante, qui si parla di Madhusudan, un devoto ardente e un umilissimo servitore di Swami, Madhusudan Raunaidu merita tutti gli elogi e la grazia che Swami gli ha conferito, proprio come una madre amorevole si piegherebbe a raccogliere un bambino piccolo. Dio discese sulla terra per creare un legame di parentela con l'umanità e facilitare la sua ascesa alla divinità. Anche se è vero che Satya Sai Baba non ha bisogno di medium o intermediari, ha bisogno di individui totalmente altruisti e che si dedicano, come Madhusudan Raunaidu e Shri Narasimhamurti, e che sono disposti a sacrificare le loro intere vite per diventare gli strumenti più degni nelle mani divine. Ecco la verità sul documento di Sukshma Baba, il corpo sottile di Baba, che descrive Madhusudan come Madhu Baba. Per oltre un decennio, Sai Baba stava preparando Madhusudan per questo ruolo. Doveva subire austerità finché l'unica cosa nella sua vita, in ogni momento, fosse Swami. Nient'altro esiste per lui. Madhu ottenne l'ultimo sacrificio di totale abbandono completo all'assoluto che chiamiamo Satya Sai Baba. Se avesse voluto, avrebbe potuto fondersi, ma ha scelto di rimanere nel suo veicolo fisico per aiutare Swami a completare la sua missione. Non c'è differenza fra i due. Swami e Madhu sono uno. Quando guardi negli occhi di Madhu, vedi Baba, la voce che parla è di Baba, i gesti, il suo camminare, il suo manierismo sono Baba, persino l'odore del gelsomino è indicativo della loro unicità. C'è solo una differenza tra ciò che sta accadendo con Madhu Baba e Satya Sai Baba. Precedentemente c'era una forma, ora che se n'è andato tutto il resto è lo stesso. Da una lettera di Sai Surya, Gerald Dominic, il 6 settembre 1915, leggiamo: le persone sono illuse nel credere che Satya Sai Baba comunichi attraverso un'altra persona, ma la verità è che in un fenomeno sconosciuto ai più e usato molto raramente nella storia, è un processo che rimane un mistero. Swami è Madhu. Le parole sono sue, la bocca che si muove è sua, i gesti e il modo di parlare sono completamente suoi. Non c'è Swami e Madhu, ma c'è solo un Sai Baba Madhu. Come precedentemente affermato, Madhusudan era conosciuto come un abile attore quando andava all'università e la sua specialità era di imitare la voce e il comportamento di Baba. Era questo il modo di intendere di Swami. Swami ha sempre insegnato che il nostro obiettivo principale doveva essere Dio e non sulle persone che, attraverso la sua grazia, hanno avuto la fortuna di avere dei ruoli nella sua missione. Esaminiamo le ultime informazioni su come i principali attori di Mudanalli si lasciano ritrarre. Loro si pubblicizzano così. Shri Madhusudan, il puro cuore che trasmette i messaggi di Swami attraverso il piano astrale. Narasimhamurti, lo strumento del Signore per la diffusione di Educare. Isaac Tigret, l'epitome della forza e del coraggio divini. Shri Nivas, il guru dei servizi sanitari disinteressati. Ravi Kasturi, il signore di Hanumanji che ha l'energia di 1000 guerrieri. Kumar, la voce angelica. Discorso in Nigeria e pubblicazione su Visita Debe dal 14 al 17 luglio 2015, pagina 2-3. Cosa disse Swami riguardo alla pubblicità della devozione? La devozione non è un'acquisizione da pubblicizzare, è un guadagno segreto che deve essere comunicato solo a Dio. Ma pensate un po', chi vi ha dato la possibilità, l'intelligenza, il successo? Il Signore. Siete impotenti senza di Lui. Egli ha scelto, ha suggerito, ha eseguito. Siate umili, siate cordiali con tutti. Siate ugualmente devoti e sinceri. 20 novembre 1969. Un discorso del 2002 tradotto da Narasimhamurti, Swami aveva messo in guardia dal rimettere la nostra fede negli altri. Amate tutti, ma non fidatevi di tutti senza discriminazione.
Uno che ripone la sua fiducia totalmente negli altri è destinato alla rovina. 6 maggio 2002. Satyajit Salian, che è la persona che è stata accanto a Swami per tantissimi anni, aveva parlato di un accadimento avvenuto in sua presenza nella sala delle udienze di Prashanti Nilayam. Narasimha Murthy aveva fatto visita ad un ragazzo di Bangalore, che aveva affermato che Swami parlava attraverso di lui. Quindi questo signore era seduto accanto a Swami. E l'altro gentiluomo era anche seduto ai piedi di loto di Swami e mentre la discussione proseguiva iniziò a parlare di un ragazzo di 14 anni che abitava a Bangalore e affermava che Swami parlava attraverso di lui e questo signore stava dicendo: Swami, sono andato nel posto e ho visto questo ragazzo. Hanno una buona famiglia, semplice e questo ragazzo ha una luce sul viso molto splendente. Dovrebbe essere vero. Stava quindi cercando di convincere Swami a dire che è vero che Swami, che tu vai nel suo corpo e gli parli. Swami ascoltò per un po' e non dimenticherò mai l'intensità con cui Swami rimproverò questo signore, dicendogli: Sei stato qui vicino a me per così tanti anni, come hai potuto portare questa persona in mia presenza? Ma non hai il buon senso? Come potrei entrare in quel corpo sporco? Se voglio parlare con qualcuno, lo faccio direttamente. Questo è stato il rimprovero e la forte reazione di Swami. Dopo che Swami andò al Darshan, questo signore venne da me e di nuovo ribadì il tutto dicendo: Sono andato io, Satyajitta, l'ho visto il medium. Io lo guardai e gli dissi: Forza, tu ti sei fatto proprio male e stai ancora cercando di convincermi? Discorso di Satyajitta del 22 febbraio 2014. Madhusudan ha affermato nel suo discorso del 20 ottobre 2015 che Mudenalli è il sito dell'ashram di Vishvamitra e il luogo in cui Rama ha ucciso il demone Tathaka. Potreste non crederci, ma questo posto è un posto molto meritevole, è una terra di penitenza. Tutta quest'area una volta era l'ashram Vishvamitra nel Tretra Yuga. Rama e Lakshmana combatterono Tathaka e uccisero molti demoni qui. Questo non è né vero né preciso, poiché l'ashram di Vishvamitra era situato nel nord dell'India, conosciuto come Siddhashram. Siddhashram. Si trovava accanto al Gange, vicino alla moderna città di Buxar nel Bihar. La descrizione del percorso per l'ashram è stata registrata nel Valmiki Ramayana. Rama, Lakshmana e Vishvamitra trascorsero la notte a Kamashram, situato alla confluenza del Gange e del Saraju. Il mattino seguente attraversarono il Gange ed entrarono nella regione di Tathaka, i regni di Malada e Karosa, che si trovano nel nord dell'India. Ancora più importante, Sri Satyasai Baba lo confermò anche in Ramma Katha Rasavahini, parte prima. Nel capitolo La chiamata e la prima vittoria, Swami descrive come dopo essere rimasti nell'ashram dove Shiva distrusse Kama, Rama, Lakshmana e Vishvamitra attraversarono il Gange e si sono trovati nella foresta di Tathaka, situata nei regni di Malada e Karosa. Vishvamitra disse loro questo: La giungla in cui vive quell'orribile oratrice è a una distanza di 9 miglia e mezzo da qui. Quindi questo si trova a circa 15,3 km dal Gange. La distanza tra Bakshara e Mudenalli, tuttavia, è di circa 1.882 km. Secondo Mudenalli, è quindi in nessun luogo vicino alla foresta di Tathaka. Dopo aver ucciso Tathaka, Shri Satyasai Baba descrive come Rama, Lakshmana e Vishvamitra ripresero il loro viaggio. Vishvamitra propose allora di riprendere il viaggio e tutti e tre iniziarono a farsi strada e poco dopo entrarono in una regione di alte colline con gli occhi puntati su un incantevole giardino, il cui profumo li accolse e li rinfrescò. I loro fratelli erano curiosi di sapere chi possedeva quel posto adorabile. Chiesero al saggio di illuminarli e Vishvamitra rispose: Figlio
figlio, questa è l'area sacra che gli dèi scelgono quando scendono sulla terra per praticare austerità per il successo dei loro desideri. Il grande Cassiapa ha fatto penitenza qui e ha vinto il suo obiettivo. Il posto conferisce la vittoria su tutti gli sforzi santi. Quindi è chiamato Siddhashram, l'eremitaggio dell'illuminazione. Mi sono trasferito qui con l'intenzione di coltivarvi dedizione e resa. Questo eremo è il bersaglio di un attacco per i demoni che intercettano e confondono ogni santo rito fatto qui. Ramatakara Savaini, parte prima, pagina 113 e 114. Secondo Sri Satyasai Baba, l'ashram di Vishvamitra si trovava nel nord dell'India, non lontano dalle rive del Gange. L'affermazione di Madhusudan, secondo cui Muddenalli è il sito di Vishvamitra, è quindi completamente priva di fondamento. La distinzione è molto chiara qui. Possiamo credere a Swami o possiamo credere a Madhusudan. Swami ha tuttavia affermato quanto segue su Puttaparthi e dice: Maharshi Valmiki aveva meditato a Puttaparthi, c'erano molte formiche a Puttaparthi a causa della presenza del nome di Puttaparthi. Nel luogo dove sorgeva il mandir c'era una foresta piena di tulasi. Swami rivelò che il signore Narayana, come un rishi, aveva meditato lì. Riferendosi a se stesso, disse che lo stesso rishi si era ora reincarnato. Il 31 ottobre 2015 Madhusudan tenta nuovamente di ribadire le sue affermazioni. Nei tempi antichi Muddenalli era il luogo in cui si trovava l'ashram del saggio Vishvamitra. Persino il Nandigrama era stato qui. Ecco perché, infine, anche Bharata è rimasto a Nandigrama. Il primo ashram che si è stabilito qui apparteneva a Vishvamitra e fece installare il primo Shivalingam qui da Rama. Pertanto questo posto è molto meritorio, sacro e puro. Sapevo tutto questo quando sono venuto qui la prima volta. Ecco perché io l'ho chiamata la terra della penitenza, Tapo Bhumi. Madhusudan Naidu, 31 ottobre 2015. Madhusudan afferma di essere in contatto con il corpo sottile di Sai Baba. Perché allora le sue affermazioni contraddicono ciò che Sri Satyasai Baba disse mentre era vivo? Madhusudan afferma poi che il Kali Yuga si è concluso il 23 ottobre 2015 durante l'Atirudra Mahayagya. Dice: l'Atirudra Mahayagya è un tempo sacro, è un momento di transizione. Il Kali Yuga sta finendo e il Satya Yuga sta iniziando. Anzi, non è il Satya Yuga ma il Prema Yuga. Tuttavia, è stato ben documentato che Sri Satyasai Baba aveva detto al dottor John Islop che il Kali Yuga dura 11.000 anni e che ci sono ancora migliaia di anni. In conversazioni con Bhagavan Sri Satyasai Baba, pagina 22, leggiamo: l'intera lunghezza del Kali Yuga è di 11.000 anni. Ci sono quattro yuga, la sequenza è circolare, e quando l'ultimo è finito, l'intero ciclo ricomincia da capo. Il Kali Yuga ha ancora 5.320 anni prima di finire. Al fine di rendere Muddenalli ancora più speciale, Madhusudan afferma che Premasai baserà la sua missione proprio lì. Dice: qui le strutture di alloggio non sono sufficienti, ho intenzione di costruire sempre più case per accogliere i devoti, inoltre creerò tutte le strutture per loro, l'anno prossimo inizieranno qui tutti i tipi di mense. Oltre alle mense verrà avviato anche un ospedale, per le persone che soggiornano qui saranno disponibili tutti i tipi di strutture. Possiamo andare a vedere una grande sala che è in costruzione. Pensare che questa sala sia stata costruita per Swami non è una verità completa.
In futuro Premasai verrà e darà il darshan in quella sala. Madhusudan poi ammette di usare la paura per motivare le persone a fare le cose per lui e dice: Narasimha Murti stava chiedendo: Swami, abbiamo bisogno di una sala così grande? Se dovessi dare il darshan, non è necessario un corridoio, se devo dare il darshan è necessaria una grande sala. Dovete farlo per il mio bene. Sto dando a loro molto lavoro. Solo quando io do molto lavoro, loro mi pensano. Quando loro pensano che il compito è impossibile, poi pensano a Dio. Piccoli progetti possono essere fatti senza pensare a me, ma quando io do grandi progetti, naturalmente loro dovranno pensare a me e pregare a me. Swami, devi aiutarci e garantirci forza. Tra tutti i devoti, questo tipo di paura porta alla devozione. Questa è paura e devozione. Ma che cosa ha detto Shri Sathya Sai Baba riguardo alla paura e all'amore? 29 luglio 1969. L'amore non conosce paura, l'amore rifugge la menzogna. La paura trascina l'essere umano nella menzogna, nell'ingiustizia e nel torto. L'amore non brama per la lode, questa è la sua forza. Solo chi non ha amore in se stesso prude per la ricompensa e la reputazione. La ricompensa per l'amore è l'amore stesso. 1 gennaio 1994 Baba dice: Ma l'amore del divino è privo di ogni traccia di interesse personale, è amore solo per amore. Questo è chiamato bhakti, devozione. Una caratteristica di questo amore è dare senza ricevere. In secondo luogo, l'amore non conosce paura. In terzo luogo, è solo per amore dell'amore e non per motivi egoistici. Ma Madhusudan afferma che Shri Sathya Sai Baba ora usa la paura per ottenere la devozione. Il 29 ottobre 1970 Swami dice: Le Upanishad dicono che l'essere umano è una scintilla dell'amore divino racchiuso in cinque guaine, ma i grovigli della paura, dell'avidità, dell'egoismo e dell'esaltazione non permettono alla scintilla di crescere e illuminare le guaine e il mondo circostante. Quindi, secondo Shri Sathya Sai Baba, la paura e l'amore si escludono a vicenda. Se Madhusudana Naidu è veramente in comunicazione con il corpo sottile di Sai Baba, perché le parole di quel corpo sottile contraddicono Sathya Sai Baba nel cuore stesso della sua missione, l'amore? Madhusudan dice: Quando sono andato a vedere la sala qualche giorno fa, anche io non potevo credere che potesse accadere. Ora ho acquisito la completa fiducia che, poiché i nostri studenti stanno lavorando, sarà completato tutto il lavoro. Swami era solito dire: Sai, Sankalpa è Vaira Sankalpa, ciò che io desidero dovrà accadere. Swami aveva sempre detto che non aveva alcun dubbio. Perché allora il corpo sottile di Baba ha messo in dubbio che la sala sarebbe stata completata per tempo e solo dopo aver visto i lavori dei ragazzi si è convinto che il lavoro sarebbe andato a buon fine? Il motivo è che questo non è Sathya Sai Baba, ma semplicemente qualcuno che lo imita. Il 15 ottobre 2015 a Mudenalli, Madhusudan afferma che Premasai vivrà lì a Mudenalli. Dice: L'avatar di Sathya Sai continuerà ad essere qui per molti anni. Tra un po' di tempo tornerò come Premasai. Rimarrò in questo ashram e insegnerò persino la verità. Quindi insegnerà persino la verità. Questo sarebbe un cambiamento. Non sta insegnando che la verità dovrebbe essere ciò che sta facendo ora, considerando che ha iniziato questo discorso in modo confuso, facendo la domanda:
Io sono il maestro della verità? Sappiamo che stava solo riutilizzando una citazione da uno dei discorsi di Swami e che lo stava imitando quando disse questo. Ma ci domandiamo, sarà stato un lapsus il fatto che abbia chiesto e detto che deve insegnare la verità? Quindi Madhusudan ammette che al momento non sta parlando della verità? Se dice che in futuro insegnerà persino la verità, come se fosse qualcosa di meraviglioso e diverso da ciò che sta facendo ora, non implica che sta ammettendo che fino ad ora non ha detto la verità? Speriamo che questa sia una risoluzione del nuovo anno per lui, o forse nel suo caso una risoluzione del nuovo yuga, e che ora inizieremo a vederlo parlare della verità su ciò che sta facendo. In ogni caso, non tratteniamo il respiro. Madhusudan dice che da quando il corpo fisico di Baba è andato in pensione, quindi si è ritirato dal lavoro, ora è libero di viaggiare per il mondo. Dice, quindi ora sono libero di viaggiare dove voglio, sono in pensione, mi sono ritirato da quel lavoro e ora sono libero. Ora vado ovunque mi chiamano. Inoltre, ci saranno voluti molti sforzi da parte di tutti voi per organizzare la mia visita qui. E se visito un paese, tutti gli altri paesi poi la prenderanno male. Come potrei abbandonare quei poveri e bisognosi e le persone in difficoltà per il cui bene io sono venuto principalmente? Dice inoltre anche ai devoti stranieri che ora devono fargli visita a Muddenalli. Io sono venuto qui da voi, ma ora voi dovete venire da me. Discorso del 15 marzo 2015 in Giappone. Madhusudan e i suoi sostenitori stanno usando una dichiarazione fatta da Shri Sathya Sai Baba il giorno del Mahashivaratri 2007 per giustificare il viaggio in altri paesi del mondo per raccogliere le donazioni. Il 16 febbraio 2007 Baba infatti aveva dichiarato: intendo intraprendere un tour mondiale a breve. Swami aveva detto che avrebbe intrapreso un tour mondiale, ma non ha mai elaborato e non era mai stato fatto alcun piano per far sì che ciò accadesse. Era già successo in precedenti occasioni, nelle quali a Swami gli veniva chiesto quando sarebbe potuto andare a visitare altri paesi stranieri. Ed egli rispondeva sempre: pensate che io abbia bisogno di un aereo per venire nel vostro paese? Qualcosa di simile accadde il giorno di Mahashivaratri nel 1962. Dopo aver prodotto il Lingam, Swami rimase seduto, apparentemente rigido e insensibile ad ogni stimolo esterno, per 55 minuti. Era come se avesse lasciato il suo corpo come era solito fare in certe occasioni. Coloro che lo circondavano pensavano che in quei momenti egli era andato in soccorso, di qualche devoto in pericolo. Dopo 50 minuti le persone iniziarono ad agitarsi, alcuni devoti scoppiarono in lacrime. Dopo 55 minuti Swami sembrò riprendere conoscenza di ciò che lo circondava. Un leggero movimento delle dita, della sua mano sinistra. La mano, cadde giù, scoppiarono tutti in lacrime. Quando vedemmo i suoi occhi aprirsi, lui ci guardò e ci sorrise. La paura e il dubbio svanirono da tutti noi. Baba si alzò e finalmente tutto finì.
Baba andò nel Nilayam e quando alcuni di noi, incluso il dottor Bhagavantam, lo seguimmo, egli disse che era andato in un Manasa Sanchara, cioè un giro mentale, nel senso su un altro piano, intorno al mondo. Tratto da Satyam Shivam Sundaram, parte 3, pagina 228-229. In conversazioni con Bhagavan Shri Satyasai Baba, pagina 50, leggiamo: il dottor John Hislop una volta chiese a Swami quando sarebbe venuto in America. Swami, per favore, scusa questa domanda, ma è nella mente di tutti. Verrai in America presto? E Baba rispose: Baba ritarderà fino a quando non sarà costruita un'ulteriore base in America. Tuttavia posso andare informalmente in qualsiasi momento. Il devoto deve solo chiamarmi e io apparirò subito. Swami ha il suo lavoro per rinnovare l'India. Questo deve essere finito prima che sia disposto a fare lo stesso in un altro paese straniero. Le persone generalmente vanno in un paese straniero con un desiderio di qualche tipo, ma Baba non ha desideri. Ovviamente le persone straniere vengono da Baba. Swami disse che non avrebbe viaggiato in altri paesi fino a quando non avesse riformato l'India. Cosa disse di coloro che viaggiavano all'estero e viaggiano all'estero raccogliendo donazioni? Il 22 luglio 2002 dice: ci sono alcune persone che stanno facendo affari nel nome di Sai, stanno imbrogliando gli altri fingendo di essere devoti di Sai. Non approvo un simile comportamento, non sono affatto devoti. Stanno andando in diverse parti del paese e anche all'estero per fare soldi nel nome di Sai. È un grande crimine. Non chiedo nemmeno una sola paisa dagli altri. Non approvo mai tali affari. Chiunque sia, se qualcuno si avvicina con un motivo così crudele, allontanatelo subito. Non permettete agli affari di entrare nel campo della spiritualità. Swami non sollecita mai donazioni da nessuno, né ha agenti per propagare il suo messaggio. Non ho alcuna associazione con queste persone ingannatrici. Le persone citano le capacità di Madhusudan di sapere cosa è stato detto nelle interviste come prova che egli è in comunicazione con Baba. Swami ha spesso parlato delle Siddhi, dicendo che non sono una prova della divinità e minimizzava l'importanza attribuita ai miracoli. In conversazioni con Bhagavan Shri Satyasai Baba, a pagina 73, Baba dice: i cosiddetti miracoli non sono miracoli e non dimostrano la divinità. Questo è stato il caso in tutti i tempi. Le persone possono essere molto vicine fisicamente all'avatar, ma vivono le loro vite inconsapevoli della loro fortuna. Esagerano il ruolo dei miracoli, che sono così banali se paragonati alla mia gloria e maestà. Come una zanzara è in dimensioni minori rispetto all'elefante su cui si accovaccia. Perciò, quando parlate di questi miracoli, io rido dentro di me per compassione, perché voi permettete di perdervi la preziosa consapevolezza della mia realtà. 19 giugno 1974. Swami ha anche detto che i suoi poteri non sono dati a nessun altro. Se qualcuno dice che i poteri di Sai Baba gli sono stati dati, allora si corre da lui. I poteri di Sai Baba sono tali che non vengono dati a nessun altro. Nessuno ha la capacità di prendere i poteri da Sai Baba, né la capacità di darli a qualcun altro. I poteri di Sai Baba non sono dati in questo modo e non dovreste essere influenzati da queste dichiarazioni. I poteri sono dentro di voi. Non è possibile dare un tale potere a un'altra persona. In questo modo
si permette a una mente debole di avere il controllo su di noi. Se iniziamo a correre da un posto all'altro, dove otterremo la forza di controllare la nostra mente? 28 marzo 1975. A Satya Sai Baba fu chiesto riguardo la natura dei suoi poteri da Karangia nel 1976. Quindi questi non sono poteri siddhici o magia, come i tuoi critici dicono? Baba dice: non sono né trucchi magici né poteri occulti, che possono arrivare a tutti con la disciplina e gli esercizi di yoga appropriati. Ma i miei poteri di protezione, guarigione e salvezza delle persone e materializzazione degli oggetti provengono da Dio e possono essere usati solo dall'avatar. Non sono progettati in alcun modo, non possono essere sviluppati, ma fluiscono solo dal potere cosmico. Alcuni dicono di comandare gli spiriti invisibili che possono trasferire oggetti da un posto all'altro in base ai tuoi ordini. Baba risponde: non c'è bisogno che io comandi spiriti invisibili, poiché la mia volontà divina materializza gli oggetti. Io sono tutto, ovunque, onnisciente, onnipotente e onnipresente, e quindi qualunque cosa io voglia succede istantaneamente. Tratto da Dio vive in India, pagina 14-15. Quindi Sri Satya Sai Baba ha detto che i suoi poteri non sono dati a nessuno e possono essere usati solo da un avatar. Ha anche avvertito dei pericoli delle persone che coltivano o mostrano poteri miracolosi. Il 13 dicembre 1964 Baba dice: alcune persone osservano che Ramakrishna Paramahansa ha detto che i siddhi sono ostacoli sul sentiero dell'aspirante spirituale. Certo che lo sono. Possono addirittura fuorviare la strada dei siddhi. Dovete andare dritti senza essere coinvolti in queste cose, poiché il vostro ego aumenterà se cedete alla tentazione di dimostrare i vostri poteri. Questo consiglio è corretto, ogni sadaka dovrebbe prestarvi attenzione. Discorso del 13 dicembre 1964. Ci sono esempi di individui del passato che hanno sviluppato capacità psichiche. Tuttavia, come ha detto Sri Satya Sai Baba, questa non è una prova della divinità. Madhusudan afferma di essere in grado di ascoltare la voce di Sri Satya Sai Baba e trasmettere ciò che sta dicendo. In questo modo spiega la sua apparente conoscenza delle interazioni della gente con Sai Baba, così come la sua capacità di fare discorsi in uno stile simile a Sai Baba. Si ferma e ascolta e poi trasmette quello che dice che Baba gli sta dicendo. Ci sono stati anche individui molto conosciuti che hanno dimostrato apparenti poteri divini. Tuttavia, un'indagine successiva ha dimostrato che esisteva una spiegazione molto mondana riguardo la loro conoscenza divina rivendicata. Un primo esempio fu l'evangelista cristiano Peter Popoff, che ottenne una grande popolarità per le sue capacità di chiamare le persone fuori dal suo pubblico e dire loro i loro nomi, i loro problemi, i loro dettagli personali. Egli si fermava, ascoltava e poi chiamava le persone del pubblico con il loro nome e parlava della loro condizione e dei dettagli personali. Gli investigatori che utilizzano apparecchiature di sorveglianza elettronica hanno scoperto di avere un ricevitore nell'orecchio
e stavano semplicemente ascoltando e ripetendo ciò che una persona in un'altra stanza nel backstage gli stava dicendo. Alcune persone hanno ricevuto oggetti come anelli e collane e questi oggetti si sono materializzati nella tasca di Madhusudan in anticipo. In altri casi gli oggetti sono stati teletrasportati. Tutti questi oggetti sono stati acquistati dai gioiellieri secondo le specifiche direttive del corpo sottile di Baba. Madhusudan e i suoi sostenitori hanno permesso ai devoti di pensare che Swami stia materializzando questi oggetti nella tasca di Madhusudan. Cosa ha detto Swami di questo tipo di comportamento? I maghi giocano con i loro trucchi per guadagnarsi il mantenimento, la fama mondana e la ricchezza. Essi si basano sulla menzogna e prosperano sull'inganno, ma questo corpo non potrebbe mai abbassarsi a un livello così inferiore. Questo corpo è venuto attraverso la determinazione del Signore. Questa risoluzione è intesa a difendere la verità. Il volere divino è sempre vera risoluzione. Ricordate che non c'è nulla che il potere divino non possa realizzare, può trasformare la terra in cielo e il cielo nella terra. Dubitare di questo è dimostrare che siete troppo deboli per cogliere grandi cose, la grandezza dell'universo. Discorso del 43° compleanno. Per quanto mi riguarda, questa è la prova della mia divinità, non è affatto una mostra del divino. Tutte le prestazioni magiche, come sapete, sono fatte per il bene del reddito. Questi sono trucchi del mestiere dei maghi. Costituiscono una specie di imbroglio legalizzato. Il trasferimento di un oggetto da un luogo all'altro con i trucchi della mano che passa inosservato. Non implicano alcun potere occulto o potere miracoloso. Quello che faccio è un atto di creazione molto diverso, non è né magico né un potere del Siddhi. Per prima cosa io non cerco un ritorno. Inoltre non imbroglio le persone trasferendo oggetti, ma li creo istantaneamente. Inoltre non lo faccio per bisogno o desiderio di esibire i miei poteri. Per me questo è un tipo di biglietto da visita per convincere le persone del mio amore per loro e assicurare la loro devozione in cambio. Poiché l'amore è senza forma, faccio la materializzazione come prova del mio amore, ma è solo un simbolo. Tratto da Dio vive in India, pagina 11 e 12. In conversazioni con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba leggiamo: anche se ci fossero prove autentiche di autentiche materializzazioni, Swami ha anche parlato degli incredibili poteri dello yoga che gli esseri umani possono acquisire attraverso le discipline spirituali, che include la creazione di oggetti. Hislop chiede: durante la lettura ho trovato un passaggio che diceva che il saggio Vishvamitra aveva creato un universo doppio, duplicato. Potrebbe essere possibile una cosa del genere? Baba dice: sì, il saggio acconsentì a trasportare uno dei suoi discepoli nelle regioni celesti, lasciando il corpo fisico del discepolo sulla terra. Gli dei non erano d'accordo. Vishvamitra si arrabbiò e creò un universo, anche se Dio venne da lui e gli chiese di non farlo. Vishvamitra creò persino un pantheon degli dei nello spazio, nell'etere sottile, e quindi trasportò il suo discepolo nel corpo. Ma ciò che è contrario alla volontà di Dio non può durare, e l'universo di Vishvamitra infatti non durò. La dimostrazione di apparenti poteri psichici per conquistare famosi devoti non è nuova.
Questo accadeva anche nella vita di Swami nei primi anni 70, tanto è vero che Swami disse a Hislop che altre persone stavano tentando di usare apparenti poteri per allontanarlo da Baba. Baba avvertì Hislop di non fidarsi di coloro che sembravano devoti. In conversazioni con Bhagavan Shri Satyasai Baba, pagina 78, leggiamo: Hislop dice, ho dato a Swami un anello creato da uno yogi, non volevo indossarlo e non sapevo cosa farmene, quindi l'ho inviato a Swami attraverso un postino con una nota a riguardo. E Baba dice, quello è stato un tentativo mirato verso di te per altri interessi. Tu sei conosciuto come un devoto di Baba ed è stato un tentativo di portarti altrove, come quella questione riguardo alla città occidentale. Dovreste respingere tali tentativi in un modo molto forte. Hislop, ma quell'uomo ha detto che Swami è rimasto a casa sua. E Baba risponde, non è vero. Quella zona è fortemente comunista. Una volta Baba portò autentiche prove del suo sankalpa, del suo volere lì, ma sorsero ego e produzione di denaro, così Baba fermò le cose. Di nuovo aveva permesso e di nuovo aveva fermato. Quelle persone, nel timore di perdere la reputazione, stanno facendo delle cose con dei trucchi. E Hislop dice, l'uomo sembrava un tipo molto simpatico. E Baba risponde, non è così. C'è sempre del bene e del male nei fenomeni dualistici. Quando c'è un avatar, ci deve essere sempre qualcuno che fa la parte del cattivo. La madre adottiva di Rama era il suo nemico. Lo zio di Krishna era il suo nemico ancor prima di nascere. Shirdi Baba fu molto abusato. ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మవిద్యయు క్షీణించే అవధిలేక సత్యధర్మంబులన్నీ సమసిపోయే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మవిద్యయు క్షీణించే అవధిలేక సత్యధర్మంబులన్నీ సమసిపోయే ప్రేమ శాంతి అహింసలు పెదబడియే ప్రేమ శాంతి అహింసలు వేదబడియే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మ విద్యయు క్షీణించే అవధి లేక సత్య ధర్మములన్నీ సమసిపోయే ప్రేమ శాంతి అహింసను పేదబడియే ప్రేమ శాంతి అహింసను పేదబడియే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మ విద్యయు క్షీణించే అవధి లేక సత్యధర్మంబులన్నీ సమసిపోయే ఆధునిక విద్య పెరిగెను అంతులేక ఆత్మవిద్యయు క్షీణించే అవధి లేక సత్యధర్మంబులన్నీ